Inizia con un buon pareggio ottenuto contro la vice capolista Vispesaro il 2017 del Pineto, che torna a giocare oggi dopo il rinvio causa neve della trasferta di Campobasso, che si recupererà mercoledì, ma il tempo che non risparmia neppure oggi il Mariani Pavone, tanto che il direttore di gara Jacopo Tolve di Salerno decide di dare inizio alle ostilità con qualche minuto di anticipo per via del violento nubifragio che precede la gara. L'ex Daniele Amaulo, accolto con affetto dai tifosi biancorossi, deve rinunciare a Esposito squalificato, ma riesce a recuperare in extremis Malocco in difesa e dà fiducia sulla sinistra a centrocampo a Cerceluti, lasciando i nuovi arrivi Fiumara e Donatangelo in panchina. In avanti spazio dal primo minuto alla coppia Cacciatore-Palumbo, Sassarini senza Ridolfi e Raparo appiedati dal giudice sportivo, e Tedesco infortunato si affida a Bugaro e Santucci, che insieme a Comi supportano l'ex Costantino punta avanzata. Su un terreno ai limiti della praticabilità il Pineto si fa subito pericoloso all'ottavo con una conclusione di Mariani dalla distanza che termina lato. La risposta della Vissa al 14° con Bugaro, stessa sorte per lui con la sfera che finisce sull'esterno della rete. Un minuto più tardi azione da Moviola con un tocco di mano in area pinetese che di fatto impedisce alla sfera di arrivare agli avanti biancazzurri, ma l'arbitro decide di far proseguire. Nella fase centrale del primo tempo gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e monopolizzano il possesso palla mentre i locali giocano di rimessa. Al 28° Comi serve dentro Costantino che resiste alla carica di Pisani ma conclude sulle esterno della rete. L'ex di turno alla mezz'ora ha sui piedi la palla più ghiotta del primo tempo, ma l'ottimo tempismo in uscita del giovane Mazzocchetti, che gli chiude lo specchio, impedisce agli ospiti di passare in vantaggio. Il Pineto sembra imbrigliato nella manovra della Vis, più lucida e propositiva nella prima frazione. Durante l'intervallo Amaulo però striglia i suoi, che tornano in campo più determinati e con un baricentro più alto provano a fare la partita. Nemmeno un giro di lancette e Palumbo si fa pericolosissimo centrando in pieno il palo alla sinistra di Stefanelli sull'invito di Cacciatore. Passa un minuto e Logoluso apre sulla destra per Cerceluti, che trova un buon corridoio ma pressato non riesce a far altro che dare il là ad un velleitario pallonetto. Al 12° Stefanelli si guadagna la pagnotta murando così la conclusione di Palumbo, che poi prova a rimettere forte in mezzo senza però riuscire a trovare nessuno pronto alla stoccata vincente. Al 18° ancora Palumbo va alla conclusione costringendo Stefanelli alla respinta, la sfera resta lì e sulla pressione il bomber pinetese va a terra ma viene ammonito per simulazione. Non protesta l'attaccante biancazzurro. Dopo una prima fase di grande pressione da parte del Pineto, la gara torna sul filo dell'equilibrio. Al 21° occasionissima per la Vispesaro, Costantino prolunga di testa un cross dalla destra rischiando di servire Cremonesi sul primo palo, provvidenziale su di lui l'anticipo di Malocu. Nel corso della ripresa spazio anche a Ganci in luogo di Palumbo e Proietti, che torna dopo un mese di infortunio, ma la gara non si sblocca. L'ultima occasione è per Pomante, che al 41° di testa potrebbe fare il colpaccio deviando in rete l'invito di Mariani, ma Stefanelli si fa trovare pronto all'anticipo in extremis. Termina così a reti inviolate un tempo per parte ed un pari tutto sommato giusto, un punto importante per il Pineto che sarà chiamato a disputare 3 gare nei prossimi 7 giorni. Ero molto preoccupato perché abbiamo passato una settimana dove avevo 7 giocatori, 6 titolari che non si sono completamente allenati, e quindi sapevo che potevamo andare in difficoltà in questa partita, e devo dire che il primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi abbiamo sbagliato i 10 minuti del secondo dove abbiamo concesso 2-3 situazioni e poi siamo riusciti nella seconda parte a rigiocare, a riavere il controllo della partita, a ricreare. È chiaro che queste partite determinano un episodio e noi abbiamo avuto 4-5 situazioni per farlo e non l'abbiamo fatto. Non era facile, non era facile giocare su un campo veramente veramente inzuppato, però secondo me alla squadra ha poco da puntare, secondo me ha fatto una buona partita. Un risultato equo che rispecchia quello che si è visto nell'arco 90 minuti, la Vispesaro c'è stata superiore nella prima frazione con ottime geometrie, con un'organizzazione di gioco importante che sapevamo, e forse la squadra che gioca meglio in questo girone, quindi complimenti al mister e a tutti i ragazzi che stanno facendo un ottimo lavoro e secondo me è una candidata alla vittoria finale. Nella seconda frazione ho chiesto ai ragazzi di essere un po' più aggressivi, di giocare un po' più alti, l'abbiamo fatto
E lì siamo stati pericolosi con due o tre opportunità importanti anche davanti al portiere. Se avessimo sbloccato il risultato, forse la partita con un campo in queste condizioni veniva indirizzata in un certo modo. È venuto fuori un 0-0, lo accettiamo, però la prestazione della squadra è stata ottima, considerato un mese che non giocavamo, e quindi abbiamo dato continuità alla prestazione di Recanati e Matelica. Non sono venute le vittorie, però sono venute prestazioni importanti di una squadra che gioca alla pari di squadre, con squadre importanti. Mercoledì ci sarà anche il recupero della trasferta di Campobasso, siete chiamati a giocare tre volte nei prossimi sette giorni. Purtroppo questa per noi è una nota negativa, per un mese non abbiamo giocato, poi ci troviamo adesso ad affrontare tre gare in una settimana con terreni al limite della praticabilità, quindi non è qualcosa di positivo per noi, però abbiamo un organico ampio e stiamo recuperando un po' tutti gli effettivi, e adesso ci prepareremo alla prossima partita di Campobasso.